Signore e signori, bentornati su Briciole di Storia. E andiamo indietro. A quando? Al 1983 Ah già. avevo 7 anni e seguivo già Sanremo. Beh, sì. No, questa è la dimostrazione. Siccome le canzoni all'interno probabilmente me le ricorderò, ma perché ascoltando le messe sull'autoradio, alla radio, ai tempi mi sono rimaste impresse nella memoria. Magari alcune sì, alcune no. Eh sì, probabilmente sì, ma canzoni e interpreti originali. Beh, per forza che sono originali. No, è che giravano già le cose un po' camuffate, quelle rifatte da cantanti che assomigliavano, le audiocassette che trovavi in Ma autogrill. legali? No, so. Cioè, Ah! sì, ni, cioè, pagavi qualcosa, non lo so come funzionava. So che Mamma trovavi mia. queste robe con la bandiera italiana, con scritto Sanremo, dell'anno corrente, e poi dentro era interpretato da altri autori. Ah, quindi. Ma andiamo a scoprire in velocità, per non tediarvi troppo. Tutto, tutti i Tutto. Intanto vi partecipanti. faccio vedere che comunque all'interno i Sempre. vinili ci sono e anche molto in tonso, perché vuol dire che non è stato ascoltato molto. Allora, lato A, Tiziana Rivale sarà quel che sarà. Canzone che ha vinto il festival di quest'anno, del 1983. Barbara Boncompagni, Notte e giorno, non so chi sia. Tu lo sai? No, non mi ricordo niente. Toto Cutugno l'italiano, questa è Questo me lo ricordo, l'edizione sì. dell'italiano Toto Cutugno che è arrivato, non ha mai vinto, è arrivato mi pare un paio di volte secondo. E Povero. poi abbiamo in Mattia Bazar, Vacanze Romane, una delle canzoni più belle degli ultimi 60 anni, con una voce stupenda. Poi abbiamo Vasco Rossi, Vita spericolata, e potrebbe essere la prima partecipazione di Vasco a Sanremo. Sai che mi colpisce? Non pensavo che lui, posso dire una Sì. parolaccia, si abbassasse ad andare a Sanremo. Pensavo fosse un po' al di Tu sotto. non hai idea di cos'era Vasco all'inizio. Cioè, Vasco realmente, se cercate, andava da Mike Buongiorno e non stava in piedi. Non so di che cosa era pieno, Ho ma non capito. stava in piedi. Per stimolare la vena creativa, Le immagino. prime canzoni, i primi album sono stupendi per chi lo conosce, per chi lo ama. Cioè, Vado a militare è una canzone delirante. Cioè, era fuori dagli schemi Vasco. E quindi era A andato lì maggior con. ragione. No, ma era andato lì proprio come azione distruttiva, come persona strana, invitato. Infatti è arrivato ultimo, credo. Ultimo o penultimo. È arrivato, aspetti che non vedo niente, 25esimo su Vero, 26, penultimo, penultimo, fantastico. penultimo. Poi ritornò con Roxy Bar e forse arrivò terz'ultimo, perché poi c'era Zucchero che arrivò penultimo lui. Insomma, comunque se arrivi tra gli ultimi poi fai successo. Va Dori bene. Ghezzi, Margherita non lo sa, anche questa la conosco. Viola Valentino, che ricordo per altre canzoni, Arriva Arriva, non la conosco. Gianni Nazzaro, Mi sono innamorato di mia moglie, tanto piacere, Zero. ma non la conosco. Stefano Sani, Complimenti. Poi se l'ascolto, probabilmente me ne ricordo. Sandro Giacobbe, Primavera. Flavia Fortunato, Casco Blu. Passenger, Movie Star. Domenico Modugno, Io vivo qui. Ancora Modugno, Sì. cioè. Avrà voluto 80, 100 Ma aveva milioni. avuto poi anche l'ictus, quindi non so se sono gli anni pre-ictus o dopo Vabbè, su questo è ictus. una cosa più seria, però decisamente. Christian, questo è un mito. Christian era il che faceva le canzoni tipo lo Julio Iglesias italiano, ecco, una cosa del genere. Bertin Osborne, Eterna Malattia. Eterna Malattia, tanta roba, Eterna Non Malattia. conosco, non. Ci sono anche gli ospiti, questi saranno gli ospiti, perché Amy Stewart, Working Late Tonight, Stanotte penso a te, Richard Sanderson, Stiamo insieme, Marco Armani, È la vita, i Commodores, Reach High, Pupo, Cieli azzurri, non è la Pupo, più famosa, mamma mia. Raffaella Raffaella Carrà, Carrà, questa sì. Ai, Donatella Milani, Volevo dirti, anche questa bellissima, la mia nemica amatissima Gianni Morandi, secondo me è arrivato con questa tra i primi 10, Fiordaliso, Oramai, Riccardo Azzurri, Amare te, Giorgia Friorio avrò, Zucchero Fornaciari, Nuvola, c'era Zucchero, quindi sarà arrivato, no, in questo caso era sopra Vasco, credo, Pippo Pippo Franco, Franco, chi, chi, no. chi, co, 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 Ecco, questo dice guru, guru, tutto. guru, 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 qua, qua, chi, co, 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 non te la ricordi? Ma mi fa tristezza, ma è una cosa. Già penso male di Sanremo, così mi peggiora la mia opinione di E poi hanno Sanremo. invitato i Saxon con Nightmare, vabbè. E qui andiamo a vedere un po' di foto, ecco, nel piccolino abbiamo Pippo Franco che si Eh salta sì, subito quello lo all'occhio, vediamo qualcuno riconosco. a caso. C'è la La Carrà, Carrà è qua. Qui eccola lì. abbiamo Gianni Nazzaro, Marco Ferradini. Marco Ferradini, ma c'era vinto Sì, Marco c'era, Ferradini. l'ho visto. Ah sì, una cantastorie bionda, Modugno.
poi abbiamo Christian, mitico, Mattia Bazzar e Tiziana Rivale che ha vinto, eccola qua. Donatella Beh, un pezzettino di Milani. storia con alcuni titoli significativi, Sì. Beh, importantini quasi. alcune canzoni sono veramente orecchiabili ancora oggi, ma Sanremo alla fine viene tanto vessato e poco visto, molto criticato. E proprio per questo genera interesse, genera hype oggi come oggi e ha portato più successi di quanti noi ricordiamo. Conosco tante persone che dicono: guarda, non mi piacciono le canzoni di Sanremo, non mi piacciono, ma quella l'ascolti, sì, Sanremo, quella, Sanremo, quella, Sanremo. Ma Perché ne escono tante, cioè in un momento solo loro buttano fuori 40 canzoni fatte da 40 personaggi famosi. per quello che, come la vedo io, nel passato ha avuto più importanza ed era veramente lo specchio della musica corrente. Adesso mi sa un po' di Allora, vecchiume, non voglio dire sapeva vecchiume. di vecchiume, è vero, ha avuto un brutto colpo dagli anni 2000 in poi. Nelle ultime 5-6 edizioni, devo dire che sono stati in grado di rilanciarlo molto bene, da Mononis in poi, e Amadeus, che non mi fa impazzire come presentatore, è stato molto bravo nel selezionare un po' di persone vecchie come ospiti, e mediamente vecchi come partecipanti e nuovi nuovissimi. È riuscito a fare un mix che lo ha portato a far tornare sugli ascolti di Sanremo. Devo dire che non è male. E comunque inserendo tante parti anche parlate, recitate, che sono lo specchio della nazione di quell'anno. Ti suggerisco di provare a guardarlo. Ecco, dovrei farlo perché onestamente non lo faccio proprio Bene. di scelta. Quindi, Quindi siamo riusciti a parlare di un vinile senza ascoltarlo, come al solito. come siamo obbligati a fare. Esattamente. E quindi vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere un like, condividere, commentare, schiacciare la campanella per essere aggiornati su tutti i video e attivare tutte le notifiche. E come sempre Sì, ci giusto. vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.